Piccolo test per sapere se il Krav Maga fa per te. Ovviamente l'unico test vero e proprio sarebbe provare una lezione. Comunque, in questo breve video proverò a guidarti e, a dire il vero, a farti risparmiare tempo, perché le domande che ti farò sono all'esclusione, per cui a seconda di come rispondi puoi anche chiudere il video oppure continuarlo se ami i test, per esempio. Comunque, iniziamo. Domanda numero 1. Ti interessa fare una disciplina in cui tu possa partecipare e vincere delle gare? Se la risposta è sì, il Krav Maga non è quello che stai cercando. Nel Krav Maga le gare non ci sono e la mentalità sportiva mal si applica, anche se è rispettabilissima, per carità, ad un contesto di diversa personale in cui regole purtroppo non ce ne sono. Se sei interessato all'agonismo, ci sono tantissime discipline di combattimento tra cui puoi scegliere. Se poi ti interessasse anche il Krav Maga, per altri motivi, questa è chiaramente un'altra questione. Domanda numero 2. Vuoi praticare una disciplina dove non ci sia contatto o il contatto sia minimo? Beh, temo che allora scegliere il Krav Maga, che praticamente significa combattimento a contatto, sia in questo caso davvero una scelta infelice. Qualsiasi scuola valida di Krav Maga preserva l'atleta e cerca di portare al minimo il rischio di infortunio. Il contatto però è qualcosa di presente e, anche se è proporzionale alla preparazione dell'atleta, è comunque qualcosa che non è eludibile. In particolare, se la finalità della tua pratica è benessere generale, esistono moltissime discipline anche di orientamento marziale tra cui puoi scegliere, dove il contatto non è presente oppure è appena accennato. Domanda numero 3. Ti interessa fare un percorso di difesa personale? Se la risposta è sì, il Krav Maga potrebbe fare per te, almeno per un certo periodo. Anzitutto è bene sottolineare che il Krav Maga non ha l'appannaggio o l'esclusiva unica della difesa personale. Esistono tanti sistemi e professionisti validissimi in questo settore. Informa, valuta e poi fai una prova, dopodiché scegli e decidi di testa tua. Se però ti interessa l'approccio del Krav Maga alla questione della difesa personale, potrebbe anche darsi che tu comunque non abbia bisogno di frequentare più di 6 mesi o un anno all'interno di un corso di gruppo. Diverso chiaramente se il percorso è singolo a lezioni private, nel qual caso viene tagliato su di te e sulle tue necessità. La difesa personale, infatti, per quello che realisticamente è possibile applicare e quello che davvero serve, concerne la conoscenza delle dinamiche di aggressione predatoria e di violenza sociale, la conoscenza di quelli che sono i parametri entro cui legalmente si può intervenire e un nucleo di tecniche solide e ben collaudate attraverso una corretta preparazione mentale. Come per imparare a guidare la macchina, non hai bisogno di essere un pilota di Formula 1 per guidare nel traffico, anzi, alle volte può essere anche controproducente. Se ti trovi invece a praticare più tempo, probabilmente quest'ultima domanda che ti faccio è quella a cui potresti rispondere sì. Domanda numero 4 e ultima. Ti interessa fare un percorso in cui comprendi come utilizzare al meglio le tue risorse fisiche e mentali e apprendere come affrontare in modo pragmatico le situazioni di difficoltà? Il Krav Maga è un modo di pensare, è una chiave di lettura che consente di filtrare una problematica e risolverla nel modo più efficiente possibile con gli strumenti che si hanno a disposizione. È un'attitudine mentale che consente di rimanere freddi e perseveranti in vista di un obiettivo. È la tranquillità emotiva di sapere che nessuno è un supereroe e che, se chiamati ad agire, saremo in grado di fare del nostro meglio. Niente di più, ma niente di meno.